Carissime lettrici e carissimi lettori di Luminari, sappiamo bene che la pandemia di Covid-19 ha esasperato molto quelle che erano un po' le contraddizioni dell'Europa, no? I problemi che c'erano e che si sono un po' negli anni un po' trascinati. Ma ci è sembrato di cogliere, diciamo, che questa nuova governance dell'Europa ha una grossa volontà di riqualificare quello che si chiama anche il vecchio continente, insomma, la comunità a cui il nostro paese appartiene, ma riqualificare in un modo, secondo me, anche razionale, cioè trovare quella che sono, che erano e che sono gli elementi distintivi. L'Europa è molto diversa dagli Stati Uniti, è molto diversa dalla Cina, è molto diversa da altre realtà, diciamo, mondiali, ha una sua identità, che spesso è stata, diciamo, presa anche come modello, no? da tutti gli altri. In questo momento è chiaro che il mondo è un po' confuso e anche l'agricoltura ne è parte. Per cui sappiamo che questi sono giorni di fuoco, però abbiamo chiesto, abbiamo, diciamo, sfruttato la gentilezza di Castro, insomma, a farci capire un po' le cose. In questi giorni mi è sembrato di capire che si decide molto sia del destino dell'Europa, ma anche del destino del nostro paese. L'Oreo De Castro, Paolo De Castro, è un agronomo, è un professore universitario dell'Università di Bologna, è un europarlamentare. E nel nostro di vecchio corso. Di vecchio corso, ahimè. Di vecchio corso, infatti. Il professore è stato per ben 3 volte ministro dell'agricoltura, quindi conosce molto bene anche la realtà del nostro paese. È stato presidente ed è tuttora... È stato presidente dal 2009 al 2014 della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale dell'Europa, della Commissione Europea, tuttora ne è membro. Per cui, insomma, ha tutte le carte in regola e tutto il background culturale per farci capire cosa sta succedendo. E volevo porre al professore 3 domande. Cominciamo con la prima. Professore, qual è, quindi, secondo quello che lei vede, qui anche attore e partice, la traiettoria che la comunità europea vuol dare, cioè la strada per riqualificare quella che comunque è già molto eccellente, però verso quali indirizzi si sta muovendo l'Europa? Ma innanzitutto direi che, in senso più generale, prima di scendere sui nostri temi più agricoli e agroalimentari, credo che si possa dire che mai come adesso l'Europa sta dimostrando un'attenzione, una solidarietà nei confronti di tutti i paesi, ma in particolare, fatemelo dire, per il nostro, visto che l'Italia è il primo paese beneficiario di quello straordinario impegno finanziario del Recovery Fund di 750 miliardi di euro, di cui 209 vanno al nostro paese, con una quota significativa di grant, quindi di soldi fondo perduto, senza obbligo di restituzione. Circa 83 miliardi di questi 209 sono fondo perduto. Quindi un impegno straordinario, non solo per noi, anche per la Spagna, per la Francia, per tutti i paesi più duramente colpiti dal Covid, che adesso, tra l'altro, ahimè, con questa seconda ondata si estende in maniera molto molto ampia. Quindi l'Europa c'è, l'Europa ci sta dando una mano e l'Europa sta venendo incontro in modo particolare poi sul settore agroalimentare, non solo con le regole che abbiamo gestito all'inizio della pandemia per regolare i flussi sia dei lavoratori sia delle merci, per evitare ostacoli che si erano contrapposti alle frontiere, ma anche e soprattutto con una serie di strumenti. Voglio ricordare che abbiamo approvato 14 atti delegati e ben 3 modifiche regolamentari proprio per venire incontro ad un settore agroalimentare che indubbiamente ha sofferto, non in misura uguale, questo dobbiamo riconoscerlo, perché è evidente che la pandemia ha colpito in maniera differenziata e soprattutto il canale Horeca, quello che ha sofferto e che soffre particolarmente, cioè ristoratori, hotel, mense, catering, tutto ciò che, tra l'altro, l'Italia ha una leadership europea sul food service, sull'Horeca, per cui abbiamo sofferto per questo crollo di domanda di un 20-25% di domanda, che però per l'Italia vale molto e vale sia nel mercato interno che nel mercato estero, dove evidentemente le nostre produzioni di qualità, il nostro vino, i nostri formaggi, i nostri prosciutti, i nostri prodotti vengono esportati.
Quindi l'Europa c'è e l'Europa ci sta dando una mano. Poi evidentemente la pandemia i suoi danni continua a fare, e quindi è un momento, sicuramente un momento difficile. Accanto a questa emergenza drammatica, che è la pandemia di Covid, c'è poi il dibattito sulle attività ordinarie che noi stiamo portando avanti già da diversi mesi, che è quello sulla riforma della politica agricola comune. Riforma che oramai è la vigilia, perché la settimana prossima, dal 19 al 24, va in approvazione il Parlamento europeo in seduta plenaria la proposta del Parlamento. Analogamente stanno facendo i colleghi al Consiglio, quindi i 27 ministri dell'agricoltura. Arriveranno a una loro proposta. Dopodiché ci inizieremo a incontrare sotto presidenza tedesca, si parla già di un'ipotesi dell'11 di novembre, come primo incontro interistituzionale tra Parlamento, Commissione e Consiglio, per arrivare a definire quella che sarà la politica agricola comune dopo il 1 gennaio 2023. Ah, beh, perfetto. E c'è secondo lei uno stile che sta venendo fuori? Abbiamo visto che molti dei fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea sono per l'economia verde, il Green Deal, cui è ovviamente un settore che investe tutte le attività che hanno un impatto sull'ambiente, eccetera, e anche l'agricoltura. C'è qualcosa di distintivo che lei può anticiparci? Sì, beh, non c'è dubbio che noi in questa posizione del Parlamento che andremo a votare nei prossimi giorni c'è una sorta di anticipazione, se vogliamo, un accompagnamento verso questa transizione ecologica. Però noi stiamo parlando della PAC, della politica agricola comune, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, una politica che serve a gestire, a normare un settore che interessa più di 10 milioni di agricoltori e allevatori di tutta Europa. Un settore che, ricordiamo anche questo, a volte non ne siamo sufficientemente consapevoli, che è il primo settore dell'economia europea, primo in termini di fatturato, primo in termini di occupazione e primo in termini di export. Quindi nell'ambito dell'economia... professore, o l'agroalimentare? No, tutto insieme. Mettendoci tutta la filiera agroalimentare, mentre nel nostro paese, in Italia, il settore agroalimentare è secondo in termini di dimensione, di volume, di fatturato, come lo vogliamo chiamare, perché c'è l'industria meccanica dell'auto, della meccanica di precisione, che in Italia è particolarmente forte e quindi è superiore, per cui il settore agroalimentare è secondo, in Europa è primo. Quindi, quando noi parliamo dell'economia europea, e io parlo di tutta l'industria manifatturiera europea, quando parliamo dell'economia europea, ricordiamoci che il primo settore dell'economia europea è l'agroalimentare, il primo settore come occupati e soprattutto il primo settore come export. Oggi l'export agroalimentare in Europa vale 140 miliardi di euro ed è secondo a nessuno. Cioè gli Stati Uniti d'America, che noi abbiamo sempre nel nostro vissuto considerato il paese grande esportatore di derrate agricole, è ben lontano dal record europeo. Lo battiamo per oltre 20 miliardi. Perché questo? Ma perché negli ultimi 15-20 anni la struttura dell'export, mentre ha favorito le esportazioni europee, perché noi esportiamo prevalentemente prodotti finiti ad alto valore aggiunto, quindi esportiamo pasta, vino, olio, conserve, formaggi, gli Stati Uniti continuano a essere leader nelle materie prime, ma le materie prime, grano, mais, soia, riso, cotone, sono materie prime che oggi sono esportate da tanti paesi nel mondo. Abbiamo un protagonismo dell'America Latina importantissimo, un protagonismo dell'Oceania con l'Australia importantissimo. Quindi, mentre gli Stati Uniti hanno subito negli ultimi 15-20 anni la competizione, la concorrenza di queste grandi aree del mondo, noi non abbiamo avuto grandi competitor e siamo ancora più accresciuti, per cui l'Europa ha, da questo punto di vista, una prateria davanti a noi, perché le nostre produzioni di qualità, e parlo in senso generale, ovviamente l'Italia ne è una, ma dentro c'è la Francia, c'è la Spagna, c'è la Germania, che rimane il primo esportatore di prodotti agroalimentari europei. Quindi è un settore trainante dell'economia. Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché alle volte si attribuisce alla PAC, alle regole europee, una valenza
come dire, vabbè, in fondo stiamo parlando di agricoltura, un settore oggi minimale, il 2% del PIL. Non si tiene conto che il sistema agroalimentare si tiene tutto insieme. L'industria alimentare vive dalle produzioni agricole, il 75% delle materie prime sono provenienti dal settore agricolo europeo, quindi non è che può fare a meno l'industria alimentare dell'agricoltura, né l'agricoltura può fare a meno dell'industria di trasformazione. Quindi politica europea è fondamentale per tutto questo. La vogliamo più verde? Ma certo che sì, stiamo lavorando per renderla più verde possibile, per ridurre la chimica, per migliorare i principi attivi e renderli meno pericolosi per l'ambiente, per la salute umana, ma dobbiamo fornire però concrete alternative ai nostri agricoltori, ai nostri allevatori. Non è che possiamo eliminare le malattie per decreto, eh? Le malattie per decreto non si eliminano. Questo purtroppo fa parte di quello, come chiamarlo, di questo chiacchiericcio continuo, perché poi l'agricoltura e il food in genere in questi ultimi anni sta sulla bocca di tutti, tutti dicono la propria, e quindi non ci si rende conto che le malattie esistono e che bisogna combatterle, e per combatterle ci vuole la chimica, e se non c'è la chimica adatta bisogna trovare delle alternative. E sarebbe bellissimo un mondo ideale in cui non ci sono pesticidi, non ci sono antibiotici, non c'è nulla, però bisogna che ci siano alternative, quindi ci vuole la genetica può essere un'alternativa importante. Ci sono grandi passi straordinari avanti della genetica per avere piante resistenti alle malattie senza l'uso della chimica. O animali resistenti alle malattie senza l'uso degli antibiotici. Tutto questo però ha bisogno di tempo e di investimenti, e soprattutto di tanti investimenti in ricerca, in innovazione, che sono evidentemente ciò che l'Europa oggi sta cercando di rafforzare con questo nuovo quadro finanziario pluriennale, dove la ricerca giocherà un ruolo veramente importante. Questa è una buona notizia. Visto che siamo sull'argomento, professore, mi metto una battuta per capire meglio. Ma in questa, diciamo, forza, potenza della nostra Europa nell'esportazione dell'agroalimentare, che indubbiamente i numeri dimostrano, ma quanto gioca, quanto è accattivante sui mercati stranieri la nostra, tra virgolette, rigidità sanitaria, il nostro principio della precauzione? Perché a volte nelle aziende agricole, soprattutto italiane, viva questo pressing dei controlli, a volte anche esagerato perché burocratizzato, non per tale, eccetera, un po' come qualcosa di opprimente, no? Dice, noi siamo così oppressi, mentre i produttori stranieri sono meno oppressi, per cui sono più competitivi. Ma una battuta su questo, professore. Vabbè. Noi siamo orgogliosi di avere degli standard di qualità e degli standard sul benessere animale che sono sicuramente tra i più rigidi al mondo. Su questo non c'è dubbio alcuno. Il tema che si pone, che sempre di più si pone rispetto al passato, è diventato sempre più emergente, è quello che prende il nome di reciprocità. Cioè, come non fare della globalizzazione un meccanismo di distorsione di concorrenza all'interno del mercato unico. Cioè, è chiaro che se io alzo gli standard, e noi siamo orgogliosi di avere questi standard così elevati, e poi però importiamo prodotti che questi standard non li rispettano, è evidente che creiamo distorsione, creiamo una competizione sleale nei confronti dei produttori europei. Questo tema è continuamente all'attenzione. Guarda, io ero pochi minuti fa collegato con la nuova commissione che abbiamo istituito sul trasporto animale, tra l'altro un tema che la sua rivista dovrà guardare con attenzione, senz'altro, e uno dei temi che abbiamo posto è proprio quello, cioè va bene gli standard elevati, però poi che ci siano regole molto rigide alle frontiere per evitare di fare concorrenza sleale ai nostri produttori. Dopodiché, se la reciprocità funziona, io non sono preoccupato degli standard europei, che sicuramente possono essere una bandiera anche dal punto di vista competitivo, vendendo il prodotto europeo come uno dei prodotti più sicuri, più salubri, più garantiti, più certificato in qualche modo. Però dobbiamo essere seri nei confronti delle nostre frontiere, che non sempre, essendo responsabilità dello Stato membro, anche qui purtroppo si semplifica spesso e si scarica sull'Europa. L'Europa non ha un corpo di doganieri o di controllori alle frontiere. La responsabilità all'accesso dei porti e delle strade europee e dello Stato membro. È lo Stato membro che deve far rispettare le regole europee all'accesso. Per cui
se poi ci sono alcuni paesi che non le fanno rispettare o le fanno rispettare poco, sono quei stati membri che vanno messi sotto accusa. E purtroppo questo è diventato un tema sempre più complicato. Perché? Perché l'allargamento dell'Unione Europea all'est ha spostato le frontiere dell'Unione Europea, le quali evidentemente non sempre hanno avuto quelle garanzie dei controlli, cosa che stiamo cercando di rafforzare sempre di più, perché sia garantito l'accesso alle merci all'interno del mercato unico alle medesime condizioni delle nostre produzioni europee. Perfetto, professore. Guardi, due minuti ancora e poi la lasciamo al suo lavoro, perché e poi è per il nostro interesse che lei sia riposato e concentrato. Sta lavorando sostanzialmente per noi e per l'Europa. Il Nutri-Score, che cosa ci può dire? Visto che lei su questo si sta esprimendo molto e anche con molta forza. Proprio ieri c'è stata un'ulteriore tappa, diciamo così, di questo ping pong sul Nutri-Score. Allora, non c'è alcun dubbio che sia necessario avere un sistema, o utile, diciamo, necessario forse troppo grosso, che sia utile, possa essere utile, un sistema di etichettatura nutrizionale per cercare di aiutare i nostri consumatori a scegliere tenendo conto dell'effetto che grassi, zucchero e sale può dare alla nostra salute. Quindi nessuno mette in dubbio la necessità o l'utilità di arrivare a un sistema di etichettatura che aiuti il consumatore a scegliere. Di questi sistemi di etichettatura se ne confrontano diversi in Europa. Al momento ce ne sono tre autorizzati dalla Commissione, dall'Unione Europea. Il Nutri-Score, appunto, prodotto e promosso in Francia e utilizzato da diversi altri paesi. Il Nutri-Inform, che è quello nostro italiano, proposto dall'Italia, ma che si sta diffondendo, anche se è appena stato approvato dall'Unione Europea, quindi ancora altri paesi che lo utilizzano oltre l'Italia non ce ne sono. E poi c'è il cosiddetto Chiol, il sistema a serratura utilizzato nei paesi scandinavi, che è una specie di semaforo però solo verde, solo per alcuni prodotti che hanno determinate caratteristiche salutistiche. In Svezia, in Danimarca, in Olanda mettono questo bollino verde per indicare al consumatore: guarda, quel prodotto ha determinate caratteristiche salutistiche. Noi siamo profondamente contrari al Nutri-Score. Perché lo riteniamo sbagliato? Lo riteniamo sbagliato perché attraverso questo sistema di punteggi generato da un algoritmo che tiene conto delle quantità di grasso, zucchero, sale e di altri elementi, acidi polinsaturi, determinate altre caratteristiche, attribuisce un punteggio a quel prodotto. È chiaro che questo genera una valutazione di cibi buoni e cibi cattivi in funzione della quantità di grasso, zucchero e sale. Ora, si creano delle distorsioni e a nostro avviso anche dei rischi, perché noi attribuiamo il colore rosso a una serie di prodotti in virtù della quantità di grasso, di zucchero e di sale e non in virtù di quanto ne consumiamo, che evidentemente quello dipende dal consumatore. E quindi abbiamo questo assurdo in cui oggi, se si va in un supermercato francese, in un supermercato belga, noi troviamo contrassegnato dal bollino rosso il miele, l'olio extravergine di oliva, i formaggi, quasi tutti i formaggi, diciamo, a lunga conservazione, a lunga stagionatura, mentre lo troviamo verde sui formaggi, magari quelli light, eccetera, e sui nostri prosciutti, eccetera. E invece troviamo il verde sulle patate fritte, sulle pizze surgelate, sulle bevande gassate, quelli cosiddetti soft drink energetici, che è un controsenso, perché il consumatore a questo punto non è aiutato a scegliere, ma è condizionato all'acquisto. Questo concetto, questa differenza sostanziale tra informare il consumatore per scegliere, quindi dobbiamo dare tutte le informazioni giuste, da dove viene il prodotto, l'origine, il contenuto del prodotto in termini di percentuali di grasso, zucchero, ma non contraddistinguerlo con un bollino che condiziona l'acquisto, perché se io vedo rosso non lo compro. E questo è sbagliato profondamente, non è scientifica, non ha alcuna base scientifica. È inutile che anche oggi sono regolarmente attaccato dai colleghi francesi che dicono
le lobby, non le lobby. Beh, le lobby, il Nutri-Score è sostenuto da tutta la grande distribuzione europea. I più grandi sostenitori del Nutri-Score sono Carrefour, Auchan, Lidl, Edeka, quindi ci sarà un motivo. E poi c'è la Nestlé, c'è la Danone, c'è la Pepsi francese. Insomma, dire che noi che siamo contro il Nutri-Score siamo vittima delle multinazionali fa un po' ridere, visto che i nostri contrari sono chi? Gli agricoltori, il COPA, si è espresso le cooperative, COGECA, tutti i prodotti di qualità, DOP, IGP. Ricordo il presidente francese del Comté, un formaggio molto conosciuto, analogo al nostro parmigiano dal punto di vista della notorietà in Francia, profondamente contrario. Per quale motivo dovremmo mettere il bollino rosso a un pezzo di parmigiano? È chiaro che dobbiamo informare il consumatore che non ne può mangiare un chilo, come del miele, non è che può mangiarsi 10 cucchiai di miele al giorno, perché se no c'è un problema certamente di zuccheri o di grassi, ma dipende da quanto ne consumiamo, non è il prodotto in sé. Ecco perché il vantaggio del nostro Nutri-Inform qual è? Che gli diamo la percentuale di quella porzione che occupa sulla dieta giornaliera. Per cui quando vado poi a comprare, io vedo scritto 70 sui grassi e io so, attento, se mi mangio tutta quella porzione, il 70% del mio fabbisogno giornaliero di grassi è esaurito. Se me ne mangio due, sto andando over, diciamo. Beh. Tutto questo però fa parte del gioco, fa parte degli interessi, fa parte del rapporto sempre tra distributori, produttori, quindi vedremo come andrà a finire. Ieri ho voluto fare insieme a 5-6 colleghi, ma siamo tantissimi a essere contrari, una lettera aperta alla Commissione per dire attenzione Commissione, prima di arrivare a scegliere un sistema di etichettatura obbligatorio per tutti in Europa, stiamo attenti che non sia discriminatorio e non basato da regole scientifiche, perché qui il rischio è molto grave e quindi noi ci auguriamo che ci possa essere in questo anno, anno e mezzo di tempo che abbiamo ancora, prima che la Commissione metterà sul tavolo una proposta, utilizziamo bene quest'anno, anno e mezzo, per studiare tutti i vari sistemi. E io non è che voglio fare il partigiano del Nutri-Inform italiano, anche se lo preferisco. Dico però, Commissione, attenzione, valutiamo bene, perché non dobbiamo confondere il nostro consumatore, condizionare il nostro consumatore, lo dobbiamo informare. Professore, grazie, è chiaro come sempre, buon lavoro e tanto grazie a voi, grazie alla vostra vista e ci vediamo presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.